Il cittadino che vuole rientrare in Sicilia, che non sia un pendolare o che non si sia allontanato negli ultimi 4 giorni, può farlo purché porti l'attestazione di essersi sottoposto a tampone molecolare e di essere risultato negativo. Può in alternativa partecipare al drive-in e quindi sottoporsi al tampone rapido, in alternativa ancora può andare in un laboratorio privato a spese sue, sottoporsi a tampone e a produrlo all'ASPE di competenza. Mi pare che in questo modo riusciamo a non rendere ulteriormente pesante e triste questa ricorrenza natalizia, ma al tempo stesso ad evitare che ci possa essere una condotta superficiale tale da determinare una ricaduta in termini di contagi. Presidente, i sindaci potranno utilizzare delle misure ancora più restrittive come è stato fatto in passato? I sindaci possono chiudere e interdire al pubblico alcune aree che si ritengono particolarmente suscettibili di assembramento, possono anche consentire l'orario prolungato per evitare che si possa concentrare la folla della clientela in determinate ore, e possono chiedere l'ausilio delle associazioni di volontariato, perché molto spesso le forze dell'ordine hanno bisogno anche di collaborazione da parte delle associazioni che cooperano per evitare le indiscipline collettive.